Se andiamo a quella settimanale, già compaiono due giocatori del Napoli, perché Osimhen e Kvaratskhelia hanno un punteggio altissimo per aver dispensato assist e gol, e ci siamo. Ma se andiamo sul seasonal, ragazzi, qua c'è una sorpresa importantissima. Indovinate qual è? Amici bellini, svegliamoci capolisti come sempre e facciamo questo video che è un po' un recap perché siamo alla fine del girone di andata. Mi dispiace che non ha ancora giocato l'Inter, non possiamo tirare le somme sul Milan, però ci arriveremo in settimana. Mamma mia, sti capelli pazzi. Cominciamo, dai. Allora, come avete visto, dobbiamo parlare di top e di flop. Mi dispiace parlare di flop, però Alessio Marigliano, quante volte ti devo benvenutare? Questa è fedeltà, va benissimo, benvenuto. Può esserci anche omonimia, non lo possiamo sapere. Voi lasciate i like per un Napoli che si è imposto e sta stradominando questo campionato. Non è finita, il campionato è ancora lungo, sì, tutto a posto. Però nel frattempo ci stiamo divertendo, ci stiamo godendo il percorso. E per sfizio personale, grazie al lavoro di ricerca e di recupero del mio collaboratore Peppe, possiamo vedere quelli che, in base ai miei voti, quindi è completamente opinabile, non si può dire niente, dici tu, il voto tuo non mi convinceva, perché fai questa statistica? Ma per sfizio mio personale. E andiamo con un Abraham tattico, perché poi ci spostiamo, anche se dovrebbe prendere tutta la situazione. Prendiamo questo primo screenshot. Questo è un ringraziamento che devo fare, un ringraziamento a Maurizio. Io ringrazio tutti, prima di tutto tutti i nuovi abbonati che stanno accorrendo. Scrivetemi su Instagram e su Telegram e vi aggiungo al gruppo Telegram. A chi mi supporta in questo modo straordinario come Maurizio, buonasera Vale, è dall'ultimo dell'anno che non mi faccio sentire, per questo chiedo scusa, ma figuriamoci, due cose sole: mi godo il momento calcistico del Napoli e secondo, non do tanta importanza a ciò che sta succedendo nel calcio, altrimenti mi passa la voglia di godere per il nostro Napoli. Un abbraccio è sempre forza Napoli e un bacio a te Maurizio. E passiamo alle statistiche di qui sopra. Queste, per esempio, noi abbiamo fatto anche le statistiche sugli arbitri, voti generali anche sugli arbitri. Non mi soffermerei sulle prestazioni individuali, anche perché poi la mia memoria non mi aiuta tanto, però ce li segniamo proprio per questo. Quando ci rimanderanno un arbitro, uno può controllare, ma aspetta, come si è comportato Irrati con il quarto uomo Massa in Roma Napoli 4? Non ci è piaciuto, nonostante la vittoria. Quindi si fa nonostante la vittoria. La media totale di 5.66, non sufficienti per quanto mi riguarda. Abbiamo poi quello che mi piace di più, che sono queste pagelle fluide a cura di Valerio Fluido. Lasciate un like e condividete quante cose con l'aiuto incredibile di Peppe. E vediamo delle cose particolari, perché voi pensate chi è il migliore del Napoli, e noi l'abbiamo detto, per esempio Lobotka è stato uno di quei giocatori sicuramente più impattante nel gioco del Napoli, nel cambiare proprio il modo in cui il centrocampo si è mosso, lo stesso Anguissa. Però ci sono stati dei piccoli alti e bassi, e allora se andate a vedere, il giocatore più performante in assoluto, in base sempre ai miei voti, quindi assolutamente opinabile, è Osimhen, con una media voto di 7.1, che è il risultato di 7.5, grandi prestazioni con gol e grandi partite che porta a tutto questo. È chiaro che bisogna considerare sempre che la media voto quando giochi pochissimo è un po' falsata, e lo vediamo bene nei difensori tutto questo, perché per esempio sembra assurdo, ma il migliore dei difensori non è Kim, non è Di Lorenzo, ma è Mario Rui con le sue prestazioni, con i suoi assist, che raggiunge una media di 6.8. Ora, il 6.4 di Rachmani è lo stesso 6.4 di Oliver, di Juan Jesus? Direi di no, perché hanno giocato di meno, però è importante anche in quelle volte che hai giocato di meno di esserti fatto trovare pronto. Quindi vediamo un Meret che ha un bellissimo 6.7, di grandissima dignità, Rachmani 6.4, 6.5 Kim, Ostigard per quelle poche apparizioni 6.3, Juan Jesus 6.4, Oliveira 6.4, Mario Rui 6.8 e il capitano Di Lorenzo 6.5, quindi una difesa molto solida. A centrocampo 6.6 arriva Anguissa,
6.7 Lobotka, quindi vedete quella leggera flessione di Anguissa l'ha fatto un pochino scendere. Vedete che Demme alla fine avrebbe 6.25 per quelle mezze cose che ha fatto. Ma su Demme ci ritorniamo, perché c'è una statistica interessante, perché poi io mi sto divertendo tantissimo, eh. Ah, non ci sono solo queste, ci sono anche delle statistiche che non faccio io, che vi faccio vedere tra poco, che sono divertenti. Quello che ci ha convinto di meno è Ndombele, che raggiunge 5.6 per quelle volte che non ci ha convinto, specialmente vedete le prime partite 5.5, 5.5, 5.5, poi si riprende un pochino, però non ci convince. Zielinski 6.6, 6.6 anche a Elmas, e poi in attacco 6.15 per Raspadori. Kvaratskhelia prende un 7 pieno, 6 finisce Lozano, 6.3 No, 6.3 è Lozano, perché 6 è Zerbin. 6.3 Lozano, 6.4 Politano, leggermente meglio. 7 anche a Simeone, che però ha giocato pochissimo. Però si prende 8 quando segna con il Milan, ed è importante la sua prestazione. Quindi questo è il, diciamo, il top. È Osimhen, che è performante al massimo, capocannoniere, spacca le difese. Quello che ci ha convinto di meno è Ndombele, e voi mi potete dire nei commenti: ma quando mai, non esiste. Altra statistica interessante, che non è questa, è sicuramente quest'altra, che è quella che Peppe chiama la media punti frazionata. Ci piace sempre cercare di rompere quel pregiudizio che bisogna uscire dalle coppe per performare meglio. Quindi vediamo durante il periodo della Champions, vedete Lazio 3 punti, Liverpool 3 punti, Spezia 3 punti, Rangers 3 punti, Milan 3 punti. È un caso, potrebbe essere un caso, ma è quando non abbiamo avuto le coppe che abbiamo fatto meno punti. Vedete, media punti pre-coppe 2.3, media punti con coppe 2.8, post coppe dobbiamo ancora vedere. Però è così che la verità data dai numeri ci dimostra, e vedremo cosa succederà, perché con la Coppa Italia siamo subito usciti. Cosa succederà nel periodo di febbraio e di marzo con l'Eintracht Francoforte? La cosa sfiziosa che vi voglio far vedere, questi perché sono i giudizi miei e va bene, ma con un full big screen, una grandissima cosa così, vediamo anche una comparazione rispetto a quelli che sono gli altri campionati. Come vedete c'è un rating generale qui, che se ci clicchi arriva all'ultima squadra dei primi 5 campionati. Vedete come la Sampdoria è la seconda peggiore squadra in generale, stanno facendo un campionato proprio disastroso, per tutta una serie di cose. Si somma la disciplina, quanti cartellini gialli, quanti cartellini rossi, i tiri, i gol, il possesso palla, i passaggi vinti e anche i contrasti aerei, e quindi vediamo che la Salernitana pure non sta messa benissimo, lo Spezia, la Cremonese, eccetera. La migliore squadra in generale, per, secondo questo tipo di statistica, è il Bayern di Monaco, poi c'è il Paris Saint-Germain, il Manchester City, che addirittura sta avanti rispetto all'Arsenal, quindi non significa essere la squadra migliore in generale, e il Napoli c'ha un bellissimo sesto posto, ovviamente la prima delle squadre di Serie A. E quindi questo è già una cosa divertente. Per quanto riguarda i giocatori nello specifico, vediamo Messi davanti a tutti, Haaland subito dopo, Terrier, Trippier, Mbappé, Neymar, Lewandowski, Kimmich, De Bruyne. Andiamo a vedere dove sta il primo giocatore del Napoli per rating. E ci abbiamo per rating Kvicha Kvaratskhelia, che è subito qui, e c'è anche subito Victor Osimhen. Quindi questi sono i giocatori che poi alla fine diventano uomini mercato, perché tutte le squadre dicono: ma aspetta, ma chi è che è stato veramente impattante? Sicuramente impattante è stato Dybala per la Roma, come lo è Grifo per il Friburgo, e via dicendo. La cosa sfiziosa è che si deve ritornare al fatto dei terzini, è che se tu vedi fanno anche i migliori 11 per tutte le 5 leghe. A livello mensile abbiamo questa squadra qui con Trippier, con Malacia, con Lacazette, eccetera eccetera. Se andiamo a quella settimanale, già compaiono due giocatori del Napoli, perché Osimhen e Kvaratskhelia hanno un punteggio altissimo per aver dispensato assist e gol, e ci siamo. C'è anche Hollywood dell'Atalanta, Calvini dell'Atalanta. Ma se andiamo sul seasonal, ragazzi, qua c'è una sorpresa importantissima. Indovinate qual è? Signori, il miglior terzino d'Europa a sinistra per rating, per prestazioni, per assist, per come sta giocando, per quello che fa in fase difensiva e in fase offensiva, è Mario Rui.
ancora meglio di Di Lorenzo, meglio di Theo Hernandez, meglio di Dumfries, meglio di Dimarco, di tutti. E Mario Rui, e qua non l'ho deciso io. Davanti c'è Messi e Holland, a centrocampo hanno messo Neymar, De Bruyne, eccetera eccetera. A sinistra, per come sta overperformando, c'è Marietto Rui, e non c'è proprio niente da fare. Potete sbattervi come volete voi, Mario Rui sta performando tantissimo. Team Statistic, si vede come il Napoli poi domina con un 6.86 in Italia. Vedi che la Lazio probabilmente meriterebbe una classifica migliore, anche la Juventus risulta quarta per quello che dimostrano in campo, anche per la solidità. Adesso bisogna aggiornare tutto, ma questa è la situazione con la Sampdoria che langue sicuramente. E situazioni situazionali, i tipi di gol che fa il Napoli. Napoli preferisce fare le open play, cioè i gol dove giochi a pallone. Poi da calcio piazzato ce ne sono 10, che non è poco. In contrattacco col contropiede il Milan, l'Inter e la Juve sono molto più performanti di noi giochiamo poco al contrattacco, come vedete. Come calci piazzati ce la giochiamo con la Juventus, e questa è una novità che ci fa piacere. Da dove si attacca, per esempio? Da dove si attacca? Dalla sinistra attacca di più il Napoli con un 40%, dal centro 25% e dalla destra al 34%. Sono tutte statistiche molto importanti. Ci fa anche sorridere vedere una serie di cose sorprendenti. Vedete il record ovviamente del Napoli con i 50 punti, 25 punti fatti in casa e 25 punti fatti fuori. Questo ci piace, perché un certo equilibrio significa che non dovremo soffrire poi le trasferte, e in casa dobbiamo difenderci. Andiamo a vedere altre statistiche che secondo me sono interessanti. Le statistiche standard, vedete, con i minuti ovviamente si vedono i titolarissimi, si vede Meret, Di Lorenzo, Kim Min-jae, Lobotkan, Chissà, Osimhen, Mario Rui, che questa poi è la Serie A, se vai a vedere la Champions League c'ha più minutaggio Oliver, Zielinski, Kvaratskhelia, Rachmani, Lozano un pochino in vantaggio su Politano, e Elmas che sta recuperando minuti su entrambi. Questo è il Napoli, ragazzi, non c'è niente da dire, questo lo sappiamo già. È interessante anche vedere che Osimhen ha, senza penalty, un XG di 9.1, ma segna 13 gol, quindi fa quasi 4 gol più di quello che uno si dovrebbe aspettare. E poi sono importanti secondo me anche il discorso dei dribbling, che adesso vi faccio vedere. Nei passaggi, per esempio, i passaggi completati, uno si aspetterebbe Lobotka, ma i passaggi completati, il gran numero di passaggi completati lo fa Kim Min-jae. Poi tu devi andare a vedere la percentuale, perché se ne fai molti di più è chiaro che superi anche Lobotka. Nella percentuale di passaggi completati Diego Temme ha il 100% di passaggi completati. Ne ha fatti pochissimo perché ha giocato pochissimo, ma Diego Demme darebbe una sicurezza di precisione dei passaggi. Può essere il passaggio compitino, ma non ha importanza. Su 47 passaggi li ha completati tutti e 46. Poi molto bene Lobotka, che ne fa 1161 e ne completa il 94%. Molto bene anche Rachmani. Ndombele, vedi, anche questo sorprendente, ha una buona percentuale, come Kim Min-jae, come Juan Jesus e Anguissa. Poi a seguire Meret, eccetera eccetera. I duelli aerei vinti pure ci interessa moltissimo. Vedete che ovviamente Meret su due scontri aerei ne vince tutti e due subito. Poi abbiamo Di Lorenzo, che ha una percentuale del 48%, però ne vince 20 e ne perde 21, quindi di testa Di Lorenzo è 50% praticamente. Chi è che ne vince di più? A parte un as che ha giocato mezza partita, Østigard, e lo sapevamo, ce l'ha detto Spalletti che Østigard di testa è infallibile. Ne vince 19 e ne perde solo 2. A seguire Juan Jesus, 19 e ne perde 4. Poi non c'è male Ndombele, ma sono pochi i numeri. Molto bene anche Kim Min-jae e Anguissa. A seguire poi Rachmani e poi Di Lorenzo. Osimhen, chiaramente, essendo un attaccante, le percentuali di scontri aerei tu devi mettere il pallone verso la porta, quindi devi essere più preciso e più facile per i difensori. La statistica sui dribbling anche mi piace tantissimo da vedere, perché ovviamente noi pensiamo sempre a Kvaratskhelia, che con 25 dribbling completati è quello che ne ha di più. A seguire poi Politano con 15, Anguissa, lo sappiamo, l'abbiamo detto, è dribblomane con 14, Lozano con 14, ma
la percentuale, perché Kvaratskhelia ne prova tanti e ne sbaglia anche tanti, vedete 84 ne fa, e quindi la percentuale di successo, a parte Rachmani, un asse che ha giocato mezza partita, e Zerbin, è sorprendente quella di Ndombele e quella di Lobotka quando fa i suoi strappi. Fa piacere vedere Lozano. Fa piacere vedere Lozano, ma sono numeri bassi, perché su 32 tentativi riesce a dribblare 14 volte. Quindi il Napoli non deve dribblare più di tanto. Quello che ci riesce di più è Kvaratskhelia, ma ci deve provare troppe volte. Quindi il Napoli ci deve arrivare grazie ai passaggi. Non c'è niente da fare. Quanti tocchi facciamo? Kim Min-jae fa più tocchi di tutti. La palla gira intorno a lui, intorno a Di Lorenzo, intorno a Lobotka e a Mario Rui. E spicca poi nella classifica degli assist. I 7 di Kvaratskhelia ovviamente, ma il 6 di Mario Rui, il 5 di Zielinski, il 4 di Anguissa e poi a seguire 3 per Di Lorenzo, Politano, Lozano e Osimhen. La classifica degli assist è anche una bellissima cosa, perché crea quel presupposto contro le squadre che si chiudono moltissimo. Insomma ragazzi, Kvicha Kvaratskhelia non è l'unico artefice di questo Napoli bellissimo. Ci sono i numeri non mentono, uno può avere un'impressione, ma i numeri sono questi, sono giocatori che stanno overperformando. Sappiamo che Spalletti ha delle gerarchie, sarebbe bene, se vogliamo continuare a stare tutti sul pezzo, che queste gerarchie possano anche cambiare ogni tanto, perché se Simeone sta in forma merita di giocare, ma come lo togli Osimhen? È qualche minuto in più, dopo che Osimhen ha segnato lo puoi far accomodare. Vedi che bello è successo con Elmas quando non era utilizzato e poi è stato utilizzato ed è risultato importantissimo. Benissimo, non dico Perišić una ogni tre partite perché è impossibile da pensare, però fagli fare qualche minuto a Juan Jesus, fagli fare qualche minuto a Østergaard per far riposare i centrali, vediamo anche, non dico Demme, sarebbe impossibile, però vediamo più Raspadori, vediamo un pochino più di alternanza per tenere tutti sul pezzo, per far sentire tutti i protagonisti, perché è importante, perché finché si vince va tutto bene. Se si stecca una partita, quelli che non sono chiamati in causa potrebbero dire ma io volevo fare parte anche io, anche quando si vince voglio far parte, però va tutto bene finché va tutto bene. Da New York, Valerio Fluido è tutto, un video sui numeri, ma sono numeri guduriosi. Se a voi non vi piacciono tutti questi numeri non fa niente, ma la realtà è che questi numeri ci portano primi in classifica con 50 punti. A voi fa schifo, a me piace. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ah, Marau, che bella, io me li faccio. Sono Saverio Assoli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete la faccia di like? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose!